Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, voi tutti ascoltatori, gentilissimi di Radio Buon Consiglio, un santo pomeriggio a tutti, una santa novena di Natale, già iniziata. Ave Maria, dottor Leonardo Maria Pompei, bentornati per una nuova puntata di Spazio Giovane su Radio Buon Consiglio, una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato alla Divina Volontà che ci sta impegnando ormai da diverso tempo. Abbiamo cominciato a vedere nelle due puntate precedenti quella forma particolare e assai santificante di preghiera nella Divina Volontà, che sono i cosiddetti giri. Faccio una breve, come sempre, contestualizzazione e riepilogo delle puntate precedenti. Abbiamo visto nelle due puntate precedenti, in particolare, i giri nel Fiat creante. Abbiamo visto che per giro si intende un viaggio spirituale all'interno di alcuni luoghi propri di manifestazione della Divina Volontà. Noi sappiamo che la Divina Volontà si è manifestata anzitutto nella creazione, cosiddetto Fiat creante, e questi appunto sono i giri nella creazione o nel Fiat creante che abbiamo visto nelle due puntate precedenti. La Divina Volontà si è manifestata nell'opera della redenzione, e quindi questi sono i giri nel Fiat cosiddetto redimente, che a Dio piacendo cominceremo a vedere oggi. E poi la Divina Volontà si manifesta anche nella opera della santificazione del mondo, che è ciò che comincia appunto attraverso la missione dello Spirito Santo fin dalla Pentecoste e trova il suo vertice nella, come dire, promulgazione, nella liberazione e nella attuazione del Fiat voluntas tua, sicut in terra, che viene appunto con il regno della Divina Volontà, che è stato, diciamo così, focalizzato, puntualizzato, precisato, puntualmente liberato da ciò che il Signore ha donato alla Chiesa attraverso gli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta. Quindi abbiamo visto rapidamente questo, che è certamente un ciclo di catechesi, come dire, è una sintesi, anche se le puntate sono molte, ma questo mondo è un mondo molto ampio. Abbiamo, diciamo, più o meno mostrato, ecco, almeno nella sua sostanza, cosa sono i giri nel Fiat creante. Oggi passiamo oltre e cominciamo a vedere i giri nel Fiat redimente. Ecco, ricorderete che per quanto riguarda i giri nel Fiat creante, io ho diciamo lasciato agli ascoltatori una piccola indicazione. Quindi c'è il pio pellegrinaggio nella Divina Volontà, che nella prima parte fornisce un'ottima scuola, diciamo così, per impratichirsi in questa forma del tutto peculiare di preghiera, no? Ecco, pregare attraverso i giri è una cosa molto più importante di quanto noi pensiamo, che porta tantissima grazia santificante sia a chi prega in questo modo, ma sia soprattutto a beneficio di molti, e non soltanto nel presente, ma anche nel passato e nel futuro, e non soltanto sulla terra, quanto vedremo essere detto esplicitamente da Gesù, ma addirittura paradiso. Quindi ci sono i beati che attendono che siano compiuti gli atti nel Divino Volere. Adesso vedremo, per quanto riguarda il Fiat redimente, delle cose assai sorprendenti, no? E che riguardano questa forma specifica e particolare del girare. Ecco. Per parlare del giro nel Fiat redimente è imprescindibile fare riferimento a uno degli scritti forse più conosciuti di Luisa Piccarreta, più belli e a mio avviso più formativi e più santificanti, che sono le ore della passione, le 24 ore della passione. Qualcuno le chiama l'orologio della passione, cose di questo genere. Perché? Ecco, perché le ore della passione non sono altro che un giro spettacolare nel Fiat redimente per antonomasia, perché focalizzano e ripercorrono le ultime 24 ore terrene della vita di Gesù. Ecco. Sono un po'
diciamo, la versione scritta è però molto fedele perché direttamente rivelata da Gesù di quello che è stata l'opera cinematografica sulla passione di Mel Gibson. Sapete che Mel Gibson voleva appunto rappresentare in forma cinematografica, quindi con tutte quante le caratteristiche che poi il regista ha voluto dargli, appunto le ultime 24 ore terrene della vita di Gesù, cioè il cuore, quindi il compimento, il clou, l'apice della redenzione. Nelle 24 ore della passione stessa si capisce chiaramente che la passione non è qualcosa che è cominciata alle 5 del Giovedì Santo ed è finita alle 4 del Venerdì Santo con la sepoltura, insomma, no? Quindi no. Ma è qualcosa che ha coinvolto tutta la vita di Gesù. Ci sono dei passaggi e dei punti veramente assai commoventi, specialmente durante le ore in cui Gesù rivela queste cose, specialmente nella prima ora, se non ricordo male, di agonia all'orto degli ulivi. E quindi ci sono tutta quanta una serie di spunti che fanno comprendere come la passione di Gesù, quindi il mistero della sua croce, è qualcosa come da sempre è stato ben chiaro, insomma, nella letteratura cristiana, che ha coinvolto tutta la sua esistenza. Sappiamo che Santa Teresa d'Avila benissimo ha descritto questo mistero, segnando, spiegando che Gesù, fin da quando fu concepito, ecco, ebbe la croce piantata nel suo cuore. E quindi, in particolare, ecco, una delle forme, ma non è l'unica, di immensa sofferenza che ha caratterizzato solo la vita di Nostro Signore, appunto per la sua peculiare condizione di uomo-dio, insomma, no? Quindi, un intelletto creato e già perfettamente funzionante e attivo e cosciente dal momento della creazione, quindi dal concepimento, unito ipostaticamente con un intelletto divino con tutti gli attributi che ha. Quindi Gesù, attraverso il suo intelletto umano, conosceva le cose come le conosce Dio. Quindi conosceva il presente, il passato, il futuro. Quindi quando i Vangeli ci dicono, no? O ci fanno comprendere che, per esempio, Gesù sapeva che Giuda l'avrebbe tradito o che sarebbe finito a morire in croce, no? Gli annunci della passione sono cose in cui lui parla come uomo illuminato però dalla luce divina. Quindi voi pensate che cosa può voler dire, per esempio, cioè, immaginiamo se io sapessi prima che le cose accadano. Cioè, per esempio, le circostanze della mia morte, l'ora della mia morte, se magari la mia morte dovesse essere molto dolorosa, esattamente che cosa succederà, se dovessi essere tradito da persone care, avendocele davanti, no? Cioè, guarda, tu stai con questo che adesso fa tanto il bravo, fa tanto ego, questo sarà uno che ti darà una pugnalata sulle spalle, sarebbe già terribile, no? Però attraverso l'intelletto divino lui conosceva, per esempio, tutti i peccati presenti, passati e futuri, erano sempre presenti in atto al suo intelletto. È terribile questa cosa. Conosceva, e questo traspare sia nelle ore della passione, sia in altri, a volte traspare anche in alcuni passaggi del Vangelo, no? Tipo per esempio il pianto di Gesù sopra Gerusalemme, no? Verrà l'ora in cui non resterà su di te pietra su pietra perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata, no? Quindi la coscienza, anche nella natura umana di Gesù, dell'inutilità per molti del suo sacrificio, cioè del fatto che molti sarebbero comunque dannati, no? Questa è la cosa che più fa soffrire, quella di Gesù. Quindi, anche attraverso le ore della passione, c'è un passaggio, per esempio, che a me colpisce molto durante il Getsemane. Luisa dice che lei vede sulle membra di Gesù scagliarsi dei flagelli, ma non di ferro come quelli che avrebbe ricevuto, ma dei flagelli di fuoco. Una corona di spine non fatta da spine pungentissime, ma fatta di fuoco, dei chiodi che lo trapassano non fatti di ferro, ma di fuoco. E dice: ma che succede? Che cos'è questa? E Gesù gli spiega: ma questa è la mia passione ininterrotta, è una vita che soffro in questo modo. Cioè la passione che stai per vedere, quella cruenta che comincerà e che certamente ti lascerà senza parole, perché lascia senza parole la passione di Gesù, è nulla in confronto a quello che io ho vissuto attraverso l'amore. Dice: è l'amore che mi ha
come dire, crocifisso in tutta la mia vita in questo modo. Sono crocifisso dall'amore, no? Ecco, allora, qual è la peculiarità delle ore della passione, però? Fatta questa piccola premessa. Allora, le ore della passione non sono semplicemente un andare a, appunto, ripercorrere come se stessimo vedendo un film, d'accordo? Il film l'ha fatto Mel Gibson, no? E non è semplicemente quindi assistere a qualche cosa come spettatori, altrimenti non sarebbe un giro. Cioè, abbiamo già capito che i giri nel Fiat supremo, sia esso la creazione, sia esso la redenzione, sia esso la santificazione, sono operazioni spirituali che ci vedono in qualche modo protagonisti, cioè non passivi. Cioè io guardo un bellissimo spettacolo della luna e delle stelle e dico: Oh Signore, ti ringrazio per la luna e per le stelle che tu hai creato, che bello, punto. No, è tutta quanta un'operazione spirituale che nel giro viene compiuta. Quindi si decodifica il divin volere in quella certa opera creata. Tra l'altro si va anche a cercare quale ti amo di Dio è stato messo, no? A volte è molto più semplice di quanto pensiamo, perché riconoscere il ti amo di Dio nell'acqua è semplicemente sentire quella sensazione che ci dà l'acqua, appunto, di essere appunto dissetati, rinfrescati, che è una delle infinite, ecco, qualità che il ti amo di Dio ha riversato in quella certa creatura. No? E quindi non solo il ringraziamento per la creatura, ma il ringraziamento a nome della creatura e il ringraziamento per e a nome di tutte le creature che usano di quel bene che è una manifestazione del divino volere senza gratitudine, senza ringraziarne il creatore, ma a volte addirittura volgendo quel bene contro di lui, usando quel bene in male, usando quel male per peccare, no? Cioè, io per esempio. Facciamo un esempio sciocco: l'acqua la posso trasformare in uno strumento per ammazzare una persona. Basta che prendo una persona, gli metto la testa dentro la vasca da bagno e uso l'acqua per affogarlo, insomma, no? Chiaro, non è colpa dell'acqua, una cosa del genere, è colpa di chi ha preso la testa di quella persona e gliel'ha messa sotto. Però certamente quello è un oltraggio fatto al creatore, perché l'acqua che dovrebbe servire per esserci, per dissetarci, o in qualche momento, diciamo, per darci sollievo quando uno si fa un bagno quando fa molto caldo, oppure per la pulizia, quindi per delle persone o dei luoghi, in quel momento gli viene fatto un uso che è completamente destituito dal fine per cui il Signore ha creato una certa creatura, no? Quindi fare un giro non è, appunto, proprio perché fare un giro, se io devo farmi un giro, mi devo muovere io, d'accordo? Lo diciamo anche. Facevo questo esempio, lo diciamo anche nel parlare comune, no? Se devo andare a fare un giro, mi devo muovere, devo stare in macchina e devo guidare, no? E quindi comincio a, cioè, non, ci sto io, insomma, che sono l'artefice attivo di questo tipo di operazione. Ora, che cosa succede nelle ore della passione? E questa è una cosa stupenda, questa qui, per questo che io non lo dico. Per farmi bene, insomma, per vantarmi, ma è una cosa che tra l'altro non ci avevo pensato. Io ho conosciuto quest'opera, evidentemente dentro il processo di conoscenza degli scritti di Luisa, e pensavo, dico, bah, toccherà farlo almeno una volta nella vita queste 24 ore della passione. Certo che non mi metterò a farle tutte di seguito, dalle 5 del pomeriggio fino alle 5 del giorno dopo, dico però. Facciamone uno al giorno, diamogli un'occhiata, diciamo, usiamolo come uno strumento di meditazione sulla passione del Signore. Lo sapete che tutti i maestri di spirito, su questo proprio tutti i maestri di spirito degni di questo nome, diciamo che il primo della fila di tutti questi è il caro Padre Pio, raccomandavano con insistenza la meditazione sulla passione di Gesù. E questo comunque a prescindere dalle 24 ore della passione, lo dico come sacerdote, lo dico a tutti coloro che in qualche modo ascoltano le cose che dico, mi seguono, ovviamente come sacerdote che parla, insomma, a nome di Gesù della Chiesa, no? Non c'è, allora, la meditazione sulla passione di Gesù è uno degli esercizi in assoluto più santificanti che esistano. Per esempio, in pochi sanno che il pio esercizio della Via Crucis, questo lo dice la Chiesa, cioè basta prendere l'inchiesina nell'indulgenza, non consiste nel dire tante preghiere, nel fare a ogni stazione, non lo so, leggere il pensierino, fare
litanie in forma responsoriale, dire Padre nostro. No, no, no. La più bella Via Crucis e il perfetto adempimento delle condizioni per lucrare l'indulgenza plenaria della Via Crucis è che a ogni stazione tu ti fermi e mediti un pochino, contempli un pochino la scena rappresentata dalla stazione. Gesù che viene condannato a morte, Gesù che prende la croce, Gesù che cade per la prima volta, Gesù che incontra sua madre, quindi tu ti vedi questa sequenza delle tappe della passione di Gesù e le mediti un pochino. Fai un po' di silenzio, focalizzi la scena, te la rappresenti in qualche modo, guardi un attimo Gesù e cerchi un attimo di interiorizzare brevemente il suo dolore, che significa quello che ha sofferto, e vai avanti, pure senza dire neanche una preghiera vocale. Quindi questo per comprendere quanto è importante e quanto è stata da sempre altamente raccomandata la meditazione sulla passione di Gesù. Perché lì c'è il libro veramente a carattere cubitale dell'amore infinito che Dio ha avuto per noi, e lì c'è anche però per contro il libro, voi sapete che chi tornò dal Golgota, dicono i Vangeli, tornavano battendosi il petto e glorificando Dio, ma battendosi il petto, cioè perché hanno capito che tutto quello che è successo è, come dice sempre una canzoncina popolare che accompagna generalmente le Via Crucis, è stato causato dai nostri peccati. Quindi alla scuola della passione di Gesù si conosce l'amore di Dio, ma si conosce anche la serietà, la gravità, l'orrore del peccato e cosa è costato al Figlio di Dio il doverlo distruggere, d'accordo? Perché la passione di Gesù, quindi il Fiat Redimente, tornando alla rivelazione della Divina Volontà, non è altro che dinanzi alla tragedia del peccato che ha fatto perdere il dono della divina volontà e ha messo l'uomo in condizione di scomunione, di inimicizia con Dio, e lo ha degradato, quindi causandone una reale corruzione, quindi noi non siamo più gli stessi dopo il peccato originale. Quindi tutto quanto questo marasma doveva essere tutto quanto ripristinato. Quindi il dono della divina volontà doveva essere recuperato. Lo stato di inimicizia tra l'uomo e Dio doveva essere sanato e le conseguenze del peccato devono essere neutralizzate. Quindi non è uno scherzo tutto questo, eh? Ecco, certamente noi sappiamo dalla teologia, no? Dice, ma il Signore poteva salvare in altri modi l'umanità? Allora, è evidente che la risposta a questa domanda in linea teorica non può essere che sì. D'accordo? Perché Dio è onnipotente. Dio non patisce costrizione né obbligo alcuno. D'accordo? Quindi in linea teorica è possibile. Affermata questa verità, d'accordo? Perché noi non possiamo mettere nessuna causa e ammettere nessuna causa necessitante nell'operare ad extra, come si dice tecnicamente, di Dio. Non si può. Ciò premesso però, quando Dio fa una cosa, proprio perché non è necessitato, d'accordo? La preghiera eucaristica tua offrendosi liberamente alla sua passione, però quella cosa che Dio fa in quanto Dio, domanda, che cosa sarà? Cioè, è possibile che se Dio sceglie di fare una cosa, ce ne potesse essere una migliore da fare? Questa è la domanda, no? È una domanda evidentemente retorica. Quindi, no, che non è possibile. Quindi quello che Gesù ha operato, quindi il modo con cui è stata operata la nostra redenzione, perché Gesù poi lo dice, era necessario che il Figlio dell'uomo patisse per entrare in questo modo, per entrare nella sua gloria. Quindi si dice tecnicamente in teologia che si tratta di una necessità condizionata, cioè che cosa è successo con l'opera della redenzione? Scusate se faccio queste premesse, ma penso che siano necessarie per addentrarci bene dentro il nostro argomento, no? Allora, prima ancora che l'uomo peccasse, dicono i padri della Chiesa, Dio aveva già pensato il rimedio era la croce, d'accordo? Era la croce. Quindi, un albero ha fatto entrare la rovina nel mondo e un albero avrebbe fatto entrare la vita nel mondo, d'accordo? Quindi ha stabilito che per quello che Adamo avrebbe fatto e per quello che la razza umana presso lui avrebbe combinato, il prezzo era che il figlio è diventato carne, cosa che sarebbe successa comunque.
Avrebbe dovuto vivere una vita di totale obbedienza e soggezione in quanto uomo alla divina volontà, obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Quindi l'umiltà e l'ubbidienza del figlio di Dio fatto carne avrebbero dovuto essere assolutamente perfette, però per riparare cosa? La superbia e la disobbedienza di Adamo. Perché il peccato originale è stato superbia, disobbedienza, dubitare dell'amore di Dio e poi mangiare il frutto proibito, quindi compiere un qualche cosa che ha a che fare anche con i sensi. Io ho già detto in altre catechesi, l'ipotesi teologica largamente condivisa nel corso della tradizione della Chiesa, mai sottoscritta ufficialmente dal Magistero della Chiesa, che individua in una cosa ben precisa il compimento del peccato originale. In ogni caso, il racconto della Genesi con l'immagine del frutto proibito fa comprendere come questa è una cosa che ha coinvolto anche la dimensione sensibile dell'uomo. Gesù ha dovuto soffrire, quindi obbedienza assoluta, umiltà assoluta e sofferenza assoluta. Quindi tanto l'uomo ha voluto prevaricare godendo di qualcosa di proibito fuori della legge di Dio, tanto il figlio dell'uomo, cioè il figlio di Dio fatto uomo come il nostro Salvatore, avrebbe dovuto tanto soffrire per riparare questa prevaricazione. Questa è l'opera della redenzione. Allora, questo è un decreto eterno della Santissima Trinità. È chiaro che appena il Verbo nella Trinità dice il suo fiat a questo divin volere, a questo punto, nel momento in cui si incarna, lui è soggetto a questa obbedienza e a quel punto che faccia tutto quello che deve fare, allora sì che diventa necessario per la nostra salvezza. Non so se mi sono spiegato, nel senso che assolutamente parlando, Dio poteva scegliere un'altra cosa. Ha scelto questa perché questa è la cosa migliore ed è ciò che avrebbe più perfettamente di tutti operato la redenzione dell'uomo. Fatta questa scelta, quindi uscito il decreto dalla Santissima Trinità, è chiaro che colui che deve compierlo, che è la seconda persona fatto uomo, lo deve compiere alla lettera. Guai, lui se, cioè, mi perdoni nostro Signore, no? Cioè, guai se non fosse compiuto alla lettera, perché a quel punto diventa assolutamente necessario. Dipendente quindi dalla libera scelta e dalla libera volontà di Dio, ma una volta determinato, quello deve essere eseguito, quello lì, e Gesù l'ha eseguito in maniera perfetta. D'accordo? Quindi la passione di Gesù è stato questo, quindi questo grandissimo riparazione integrale di tutti i mali causati dal peccato e del peccato stesso. Questo. Gesù doveva anche, come abbiamo visto, recuperare, quindi rimettere l'umanità in condizioni di ricevere nuovamente il dono del divin volere. E questo come lo ha fatto? Non soltanto attraverso la passione, credo che ne abbiamo già parlato durante queste catechesi, ma attraverso il fatto che lui in tutta la sua vita terrena, lui con la Santissima Vergine Maria, sua madre, ha vissuto nel divin volere, quindi muovendosi, operando solo nel divin volere, e rifacendo tutti gli atti di tutti gli uomini di tutti i tempi, così come li avrebbero dovuti fare tutti gli uomini nel divin volere se Adamo non avesse peccato. E questa è un'operazione a cui si pensa poco, ma è un'operazione immensa, d'accordo? Certamente non molto lontana, e con l'impegnatività è all'opera della redenzione, perché Gesù continuamente, qualunque cosa che stesse facendo, operando, anche il respiro che faceva, anche gli occhi che muoveva, anche i piedi che muoveva per camminare, o le mani che muoveva per gesticolare, erano in continua, come dire, intenzionalità di compiere questi atti nel divin volere per riparare tutti i passi sgangherati degli uomini, tutti gli sguardi balordi, tutte le parole malsane, tutti i gesti disordinati, eccetera. Tutta la vita di Gesù è stata così. E la vita della Madonna è stata tutta così. E loro sono, diciamo, l'emblema perfetto del divin volere. Ecco, quindi, però bisognava comunque distruggere il male. Quindi riconciliare l'uomo con Dio, annullare la sua prevaricazione e per quanto possibile distruggere completamente gli effetti nefasti del male. All'uomo sarebbe rimasta, come è rimasta anche a noi, la tendenza negativa verso la colpa e tutta quanta quella serie di difficoltà e di tare che ci portiamo dietro che rendono la nostra vita cristiana un combattimento, un continuo. D'accordo? Quindi abbiamo questa inclinazione purtroppo verso il male,
che possiamo e dobbiamo vincere già semplicemente vivendo in grazia e rafforzando la nostra volontà, perché non dimentichiamo mai, e questo è bene che abbiamo chiaro, buon Sant'Agostino su questo ha fatto scuola, che un cristiano giustificato, con buona pace di Martin Lutero, che ne ha sparate tante di sciocchezze su questo argomento, ecco, un cristiano giustificato, quindi che ha ricevuto la grazia santificante, se vuole può non peccare mai. Come dice San Giovanni nel Nuovo Testamento, chiunque è nato da Dio non pecca, chi pecca non lo ha mai visto né conosciuto. Chiaro? Quindi anche su tante questioni, cioè io anche nella mia esperienza pastorale, parlando con le persone, ma Savara, poi sono ricaduto. Ragazzi, cioè, chi è ricaduto vuol dire che ancora col peccato non ci ha tagliato. Perché se tu col peccato ci tagli, e certamente usi mezzi, perché quindi a starci in grazia devi stare in grazia, a pregare devi pregare, perché da noi stessi non possiamo fare nulla. Però se usi mezzi, se vivi in grazia, se usi bene la confessione, se usi bene la messa, se usi bene la comunione, se preghi, se dici il rosario, eccetera, e hai la ferma volontà di non peccare, tu non pecchi, perché noi non siamo più dei zimbelli nelle mani del demonio che fa quello che gli pare. Non esiste proprio. Siamo stati redenti veramente, cioè la passione di Gesù non è stata acqua paola, d'accordo? Così ha un'efficacia forte. È certo che non siamo diventati dei piccoli paraterri in terra e che possiamo essere tentati, che se non stiamo attenti che li facciamo un capitombolo peggio di quello da cui siamo usciti. Questo è evidente, questo è certissimo. Però ci vuole sempre questo grande equilibrio. Allora, che cos'è però, detto tutto questo, il giro nella passione? Allora, anzitutto, certamente c'è questa dimensione dell'andare a guardare bene in faccia, e i particolari descritti nell'ero della passione sono molto forti, cosa Gesù ha sofferto. Solo che se fosse solo questo, non avremmo ancora una, come dire, particolarità e una originalità peculiare. Perché? Perché io, la mia povera conoscenza, avevo letto altre vite di grandi sante, mistiche, alcune veramente già canonizzate, che l'hanno vista la passione di Gesù, o l'hanno vissuta, e l'hanno raccontata. Per esempio, penso, e la raccomando, questa è una grande lettura da fare, la passione di Gesù, di Alessandrina Maria da Costa, che adesso credo che sicuramente sia, dovrebbe essere già beata, se non sono beata, se no addirittura santa, d'accordo? Quando io l'avessi era già venerabile. Una mistica portoghese che ha vissuto per tanti anni soltanto dell'Eucaristia, non molto conosciuta, ma è veramente una fuori classe nell'ambito della santità. Lei ebbe la grazia straordinaria di rivivere la passione di Gesù dal di dentro, cioè Gesù riviveva la passione in lei e gli faceva sentire nel cuore le sue disposizioni interiori durante la passione. È spettacolare leggere quell'opera, no? Ti porta dentro una serie di particolarità e di dettagli che prima della lettura di quell'opera tu non li conosceresti. È chiaro che conoscendo meglio la passione di Gesù, è chiaro che uno lo amerà di più, perché capirà meglio quanto Gesù ci ha amato. Questo è evidente. Nell'ora della passione questo c'è, perché ci sono tanto una serie di rivelazioni, per esempio, insomma, io ho letto l'ora della passione dopo che ne avevo già lette tante, insomma, di cose nel merito, e sono rimasto, diciamo, a bocca aperta e ad occhi spalancati, vedendo alcuni particolari che, con tutte le sante letture fatte su questo argomento, ancora non conoscevo. Ecco, quindi questo c'è. Però qual è la peculiarità? Ecco che le ore della passione sono concepite come un giro nel fiat redimente. Allora, come si fa il giro? Ecco, punto primo, si deve contemplare la scena, no? Come quando io contemplo un aspetto della creazione. Quindi i vari momenti della passione sono focalizzati, sono descritti nei particolari che il Signore ha voluto che fossero conosciuti. Questa è la prima cosa. Però la seconda cosa, immediatamente è suscitata una risposta attiva, una partecipazione attiva. Si parla tanto in questi tempi, anche dopo la riforma liturgica, della partecipazione piena, attiva e consapevole, la liturgia. Ecco, qui c'è una partecipazione piena e attiva.
Cioè, nel senso che già il modo con cui è strutturata L'ora della passione non è semplicemente un racconto, ma a un certo punto la scena cambia e Luisa comincia a esternare il proprio amore, il proprio ringraziamento e Gesù a sollecitarlo. Quindi c'è questo fa tutto il resto, a sollecitarlo in che modo? In un modo molto molto forte, d'accordo? Cioè, o con preghiere o con affetti, diciamo così, affetti verbalizzati, o con gesti. Gesti che io ho sempre detto, le volte in cui mi è capitato di parlare delle ore della passione, gesti che a mio modestissimo avviso andrebbero fatti. Cioè, questo chiaramente bisogna poi prenderle e farle, almeno una volta nella vita, le ore della passione. A un certo punto, in vari momenti, la scena cambia e dice: benissimo, Gesù, a questo punto io bacio, comincio, bacio la tua mano destra, bacio la tua mano sinistra, bacio il tuo piede destro, bacio il tuo piede di sinistro, bacio la tua bocca, bacio la tua fronte, bacio i tuoi occhi, bacio le tue orecchie, bacio il tuo petto, bacio le tue spalle, bacio il tuo cuore, ce n'è sta di tutto. Addirittura nella prima ora della passione già comincia subito. In modo tale che una persona che c'ha il santo scandalo facile, chiamiamolo così, dice: mamma mia, ecco, che è sta roba qui? I baci, che sono queste cose qua? Ecco, è possibile che uno abbia questa. Io ho conosciuto insomma persone che al contatto con storia della passione dice: ma che è sta cosa strana, insomma. Non è una cosa strana, ecco, perché il compito del giro, ecco, è mostrarti, cioè, questa particolare manifestazione della divina volontà che è stata il farsi carico della sofferenza per la tua salvezza. Ecco, manifestandoti un amore infinito, è chiaro che un amore infinito non sta lì, sta lì a provocare il tuo ricambio di amore. D'accordo? E l'ora della passione ti dà la possibilità di esternarlo in una maniera forte, ecco. C'è questa dimensione del bacio. Ora, questa dimensione in realtà non è nuova, d'accordo? Ma se uno legge gli scritti, per esempio, di Sant'Alfonso, io sono innamorato di Sant'Alfonso Maria de Liguori, per anni ho campato con Sant'Alfonso e ho letto tantissime cose di Sant'Alfonso. Sono grato a Sant'Alfonso perché un suo aureo libretto, tra l'altro, ecco, qui stiamo su Radio Buon Consiglio, facciamo un bel monumento alle suore perché l'edizione cartacea di questa, che io sappia, la curata Casa Mariana, sicuramente ci staranno in giro, ma c'è un libretto, ecco, se i sacerdoti ascolteranno queste catechesi, li prego di acquistarlo, comunque adesso si trova anche online, c'è una bellissima versione, tra l'altro con l'ipertesto facilmente consultabile, che è la pratica del confessore, che è bellissima, che sinceramente in un periodo di crisi della confessione, e in un periodo anche di smarrimento a volte di qualche confessore, è uno strumento eccellente, soprattutto per il confessore, perché capisca bene chi è quando confessa e cosa fa esattamente quando confessa. Quindi, e che cosa deve fare, che cosa deve verificare che il penitente abbia fatto, no? Ecco, io sinceramente ne ho tratto un giovamento davvero grande, straordinario. Da quest'operetta. Allora, dicevo che Sant'Alfonso, in tutte quante le sue opere, che sono opere molto devote, ecco, a quei tempi definire un'opera molto devota era un complimento, perché Sant'Alfonso si, come dire, si quasi santamente onorava, no? Di scrivere delle operette devote. Ecco, di questi tempi a volte capita che qualcuno faccia il sorrisino ironico di fronte a un'operetta devota, no? Io non lo farei il sorrisino ironico, insomma, però qualcuno lo fa. In queste operette devote, quante volte Sant'Alfonso dice: ah, allora verremo da te, o cara Santa Vergine Maria, baciarti i piedi, ah, dobbiamo gettarci i piedi di Gesù e baciare le sue piaghe. Quindi tantissime volte si trova, cioè il gesto, per esempio, del bacio delle piaghe del crocifisso, è un gesto che per certi aspetti è anche liturgico. Non so chi di voi sa, per esempio, nei sette che hanno i sacerdoti, perché
che si comprano, insomma, per andare a portare i sacramenti ai moribondi, non manca mai il crocifisso, perché già nell'antico rito dell'unzione degli infermi, che al tempo si chiamava l'estrema unzione, c'era proprio un passaggio dove stava scritto: se il moribondo non ci sta più con la testa, non sa fare la professione di fede, non si può confessare, non capisce più niente, però vedi che qualche cosa ci raccapezza, mettigli davanti al viso il crocifisso e fagli capire se vuole dargli un bacio. Se quel moribondo bacia il crocifisso, cioè baciare il crocifisso è un atto d'amore, quindi non è un gesto insignificante, è un gesto molto importante. Ecco, quindi e da questo i maestri insegnavano che il gesto del baciare le piaghe del crocifisso è un gesto sommamente santificante, perché è un atto di grandissimo amore. Il bacio è l'espressione umana più bella e più universale dell'amore. Facciamo un po' di catechesi sul bacio, d'accordo? Allora, il bacio ce l'abbiamo già nel Nuovo Testamento. San Paolo, San Pietro, nelle lettere che scrivono, leggetele, dicono: salutatevi l'uno e l'altro con il bacio santo, vi salutano i fratelli con il bacio santo. D'accordo? Il bacio santo era il bacio sulla guancia, chiaramente, che si scambiavano i discepoli di Gesù, ma non era come facciamo noi, no? Cioè noi oggi incontri uno e dai, smack, smack, il bacettino, tanto per convenzione. Quello era un gesto sacro. Cioè il bacio santo voleva dire che io ti riconosco, cioè, fratello nella carità di Cristo. Cioè, darti quel bacio voleva dire: guardi, io sto, ti voglio talmente tanto bene, perché, capite, generalmente a chi si danno i bacetti, come dire, il bacetto sulla guancia? Si dà al papà, si dà alla mamma, si dà al fratello, alla sorella. Cioè, la Chiesa è la mia famiglia, cioè tu sei per me tanto quanto è mio fratello, mia sorella, mio padre e mia madre. Vi ricordate Gesù? Chi è mio padre, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Chiunque fa la volontà di Dio è per mio fratello, sorella e madre. Quindi, cioè, i cristiani avevano questa attitudine, che non era espressa soltanto dal bacetto: ti do il bacetto e poi ti faccio il cappotto dietro e poi parlo male, ma era espresso da una carità e da una fraternità veramente vissuta e anche con gesti molto forti. Gli Atti degli Apostoli ci dicono: moltitudine di coloro che erano venuti alla fede avevano un cuor solo e un'anima sola, e nessuno diceva cosa propria, nemmeno i beni che ci aveva. Cioè i primi cristiani erano capaci di fare una cosa, insomma, che voglio vedere chi la fa oggi, d'accordo? Condividere anche i beni, non perché erano comunisti o perché c'era l'esproprio proletario forzato, no, ma mossi dall'amore spontaneamente, ecco, facendosi carico senza nessun tipo di problema delle situazioni di indigenza e di sofferenza altrui, d'accordo? Questo sta scritto, quindi è una testimonianza storica, lo facevano. Quindi il bacio è una manifestazione di amore profondo che ha, diciamo così, il proprio ambito, come dire, originario nel contesto familiare. Cosa c'è di più bello di vedere una mamma che bacia un bambino, che bacia il figlio, d'accordo? La mamma immediatamente bacia il figlio. Il figlio non è capace, il bambino, di dare un bacio. Il bambino nato cosa fa? Cerca il petto della madre e muove le labbra per muoverlo, quindi per essere nutrito. Quindi non esiste niente di più bello e di più, come dire, trasmissivo dell'amore, almeno per noi esseri umani, del bacio. Bacio santo, d'accordo? Anche due persone che si vogliono bene, anche due fidanzati, marito e moglie, diciamo che una delle forme più belle di amore è, allora vi faccio più un esempio, cioè pensate come campo un bambino che vede per esempio i genitori darsi quel castissimo bacio, che è il bacetto sulle labbra, che si possono dare tranquillamente, ricordando antiche catechesi, anche due fidanzati. Lo possono fare anche loro, perché quel bacio è un'espressione di amore intimo, ma castissimo, no? Quindi intimo, ma che non dà nessun tipo, insomma, di, però è bello, bellissimo per un bambino piccolo, perché se vedi che i genitori fanno questo, non c'è bisogno di molte parole, papà e mamma si vogliono sicuramente bene, d'accordo? Quindi senza nessunissimo tipo di problema, perché quel gesto trasmette questo, d'accordo.
E noi sappiamo dalla scetica, attenzione, che ecco perché io sempre disposi, dico, cioè, facciamo un po' di applicazioni esistenziali, anche se non vorrei uscire fuori dal tema dei giri nel Fiat Redimente, abbiamo un'altra puntata comunque per completarlo, no? Allora, due sposi, non è che dopo 40 anni si guardano manco più, cioè, questa è una cosa che viene fatta in continuazione, cioè, due sposi che si vogliono bene, per esempio, i bacetti, se ne dovrebbero dare una caterva, in continuazione, senza stancarsi. Non solo i bacetti, due sposi possono dare anche baci, baci, d'accordo? Anche fuori contesto, cercate di capire in che senso, d'accordo? Perché sì, la vita intima va bene, d'accordo? Ma l'amore è prima e al di là della vita intima, può sussistere anche senza la vita intima. Cioè, due ragazzi che sono innamorati e vogliono vivere la castità prematrimoniale, ma si amano tantissimo, pur non avendo nessuna forma di vita intima. San Giuseppe e la Madonna si sono amati tantissimo oppure no, secondo noi? Certamente sì, tutta la tradizione concorda nel fatto che si davano, tra virgolette, castissimi baci, probabilmente saranno stati molto molto più casti di quelli che noi ci possiamo rappresentare, questo stante insomma l'integrità assoluta della Vergine, quando era sul pianeta Terra non possiamo dubitarlo, insomma, no? Però c'era comunque un linguaggio di amore anche tra di loro, col bambino Gesù. Quindi l'ascetica ti dice che ogni volta che tu allora, il bacio è l'atto di amore per antonomasia e di per sé stesso il bacio è l'atto, come dire, più bello e più pulito che possa esistere. Purtroppo poi è la nostra concupiscenza che lo altera e che lo macchia. Io ci ho fatto le catechesi, c'è cioè un bacio spinto, ha detto Papa Alessandro VII, non se lo possono dare due fidanzati, non perché sia in se stesso un atto cattivo o libidinoso, ma perché purtroppo a causa della decadenza della natura umana e quindi del veleno della concupiscenza che ci abbiamo, quel gesto che potrebbe in teoria essere semplicemente un gesto di amore intimo tra due persone che si vogliono bene, inevitabilmente, questo ne fa esperienza chiunque lo abbia fatto, produce delle reazioni che sono reazioni di concupiscenza, che quindi attiva un processo che fuori del matrimonio non può essere assecondato. Quindi, ma questa, per esempio, è una cosa bruttissima, questa è una cosa che ci fa piangere il peccato originale. Perché io li capisco, due ragazzi, quando vengono a dire: allora, ma non ce lo possiamo dare manco un bacio. Dico, figlio mio, io direi dattene 50.000, d'accordo? Poi glielo spiego, dico, tu lo capisci, se l'hai fatto qualche volta, che magari non lo sapevi. Ti rendi conto che quando baci la tua fidanzata succede questo? Sì, purtroppo è così, don Leonardo. E se lo dice la fidanzata, ti rendi conto se è questa? Sì, purtroppo è così. Dico, ma io non vorrei, dico, te io ti capisco, figlio mio. Però purtroppo adesso è così, capisci? E se tu stimoli la concupiscenza, ti esponi immediatamente alla possibilità di fare un peccato. Quindi ecco perché dobbiamo piangere il peccato originale, perché il peccato originale ci ha tolto pure sta gioia. Per dire, capite? Che quindi è andata anche a sporcare, non soltanto a sporcare di tutto, a sporcare anche ciò che in teoria dovrebbe e potrebbe essere assolutamente puro. Purtroppo. È una cosa brutta il peccato originale. Ecco, allora, comunque sia, il bacio, ecco, concludiamo, è il veicolo dell'amore. Quindi, negli scritti di Luisa. Peraltro, anche questa è un'altra cosa che scandalizza molte persone. Vi confesso che la prima volta che le vedevo sono rimasto un pochino così anch'io. Fortuna che avevo conosciuto delle altre storie e vite di santi dove c'erano stati dei gesti, e qui io sarei tentato, insomma, perché dice non parlare di queste cose che le persone si scandalizzano. Dico, io non, cioè, non è che si scandalizzano con me, si scandalizzassero con il nostro Signore Gesù Cristo che le ha fatte certe cose, no? Cioè, se uno legge gli scritti di Santa Margherita Maria la Coq, Rivelazione sul Sacro Cuore, il nostro Signore ha preso questa santa suora e gli ha dato il cuore in mano, quella l'ha riempito di baci il cuore di Gesù, Oppure un'altra volta l'ha preso, gli ha preso la testa, l'ha abbracciata. Insomma, tu c'hai davanti anche, come dire, umanamente parlando, un uomo, una donna, quello è Gesù Cristo quello lì, d'accordo? Gli ha preso la bocca. E gliel'ha appoggiata labbra su labbra, le labbra di Santa Margherita sulle labbra del costato aperto di Gesù, ha cominciato a fargli fuori uscire
sangue ed acqua, dice, un liquido che verrà raccolto e che è rimasto un'ora o 2 ore attaccata lì, capite? E l'ha baciata anche. Quando dicono l'ho baciata, leggete gli scritti di Luisa, erano colloqui spessissimo, interscambi di amore di questo genere, che fanno anche, come dire, saltare qualche nostro, come dire, qualche nostra immagine, proiezione, forse un po' troppo spiritualizzata, di certe realtà, capite? Noi magari pensiamo le cose in un certo modo, no? Ma io, per esempio, dico, se io le penso in un certo modo, ma chi l'ha detto che sono così? Se una persona che ha vissuto certe cose ti dà certi racconti, che cosa vogliamo fare? Che ci scandalizziamo e diciamo, ah no, questo è impossibile? Oppure dice, fermo. Allora, è questa racconta queste cose. Io non saccio che so, non capisco bene, però questa le racconta. Prendiamo atto. Allora, uno va a fare le ore della passione e Gesù comincia, ti comincia a dire, allora Gesù, io bacio, ripeto, non soltanto bacio le mani, bacio i piedi, bacio il costato, ma bacio la bocca, per esempio, di Gesù. Nelle ore della passione, per esempio, c'è scritto, io questo non lo sapevo, vi dico anche che non sono neanche in grado di dare, come dire, un riscontro, come dire, filologico, storico. Dico, ma gli ebrei facevano veramente così? Non lo so. Ma nel libro della Passione c'è scritto che il bacio di Giuda, il famoso bacio di Giuda, non fu un bacio sulla guancia, fu un bacio sulle labbra. Sta scritto, andatela a prendere, insomma, mi pare che l'ora precedente, la prima del Getsemani, non so se la quarta o la quinta. Bacio sulle labbra. Quindi c'era la consuetudine allora tra maschietti, insomma, di darsi, quindi capite che un bacetto sulle labbra, non ne parliamo oggi con il contesto in cui stiamo vivendo, adesso non vorrei essere, però per far capire, mica uno vorrà andare a fare pensieri strani, no? Quindi un bacio sulle labbra potrebbe essere, forse in quel contesto lo era, anche un modo con cui ci si saluta, come dire, tra persone particolarmente intime, quindi perché non è certamente di per sé un gesto avente, come dire, sfondo o valenza sessuale, perdonatemi il termine, no? Quindi tu dici, tu stai davanti all'ora della passione, dici, baciamo le labbra di Gesù, io posso baciare le labbra di Gesù, uno qui sente subito questa intenzione, no? Sia che uno sia un maschietto, sia che uno sia una femminuccia, cioè, immagina una femminuccia, baciamo le labbra di Gesù. Allora, qui si tocca un punto, a mio avviso, un punto molto fondamentale, ecco, di quello che è un po' il mondo del divin volere. Perché il mondo del divin volere, l'ho detto tante volte, non è altro che una rivelazione, una esternazione del mistero di amore infinito di Dio. Cioè, Dio non sa altro, mi si perdoni il termine, no? E lo si capisca nel senso giusto, che amore e amare non sa fare nient'altro. Lo dice San Giovanni, Dio è amore, d'accordo? L'ho detto tante volte in tante catechesi, che San Giovanni è morto ultracentenario, non si sentiva più bene, non so se non camminava, ma alla fine gli dicevano sempre, padre, ci dia una parola, e lui diceva, amatevi gli uni gli altri, amatevi, si diceva sempre questo, diceva. E qualcuno gli chiese qualche volta, dice, senti, abbiamo capito, amatevi gli uni gli altri. Dico, vabbè, qualche altra cosa ce la vuoi dire? Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. È questo quello che lui ci ha insegnato. Non c'è altro da dire. Se uno legge le lettere di San Giovanni, il Vangelo di San Giovanni, troverà la teologia dell'amore sviluppata nella maniera più magistrale possibile che si possa trovare in tutta la Sacra Scrittura. Non per niente era il discepolo prediletto, no? Colui che nell'ultima cena, ci dice lui stesso, Gesù lo prese e gli appoggiò la testa sul cuore. Anche questo, insomma, è un gesto di estrema intimità, no? Ecco, allora, domanda. Soltanto questo orizzonte, no? Poi il discorso sul giro nel fila tre tradimenti lo completiamo il prossimo anno, ma questo è un passaggio fondamentale. Cioè, solo vedere queste cose ad una persona che non è che sia attenta, ti fa comprendere una cosa molto semplice. Cioè, quest'onda di amore che ti si riversa sopra attraverso la passione di Gesù, che
chiede una risposta, ma tu gli vuoi un po' del bene a Gesù? Cioè, lo ami Gesù? Cioè, Gesù si ama, capito? Se tu a qualcuno lo ami, ti viene voglia di dargli un bacetto. Cioè, due sposi, ripeto, non si baciano mai, non si amano, d'accordo? Non è che devono stare a fare un film una cosa, non c'è, capito? Perché se tu una persona non la vedi meglio stai, non ti viene spontaneo avvicinarti alla labbra e dargli un bacio, non credo, insomma, d'accordo? Ti viene, c'hai voglia, se la ami, quindi se più la vedi meglio stai, non vedi l'ora, capito? Allora, se te non ti è venuto mai voglia, perché potrebbe tutta la vita, cioè, tu non hai mai preso il crocifisso, non gli hai mai dato un bacio col cuore, dicono a Roma, un bacio profondo, se ne dire, un bacio profondo in senso, cioè un bacio appassionato, non lo so come chiamarlo, no? Un bacio che faccia arrivare a Gesù, perché gli arriva attraverso il crocifisso, cioè il tuo amore grato verso di lui. E, insomma, cioè, Gesù non ci ha amato per scherzo, ci ha amato sul serio. E io quando leggevo queste cose, immediatamente, la prima volta che leggevo, sono subito col pensiero, di nuovo, a Santa Margherita Maria della Cocca, alle rivelazioni sul Sacro Cuore, a quando Gesù dice: ecco il cuore che ha tanto amato il mondo, e in cambio non riceve altro che indifferenze, ingratitudini, freddezze, sacrilegi addirittura e offese. Allora, freddezze, ingratitudini, indifferenze. Allora, l'impatto, ecco, quindi abbiamo detto che il giro non è semplicemente stare a guardare un film. Allora, tu guardi il film e immediatamente cosa succede? Che lo starring di questo film, il protagonista, ecco, è semplicemente uno che ti interpella, che ti vuole come interlocutore attivo. Ti dice: guarda, figlio mio, questo è il mio amore per te, d'accordo? Questo è l'immenso bacio che io ti ho dato. Che vuoi fare? Mi rispondi? Mi corrispondi? Hai compassione dei miei dolori? D'accordo? Vuoi lenirli? Ecco, la prima cosa. La seconda cosa, con tutti i giri, è che questa operazione non riguarda soltanto te come interlocutore diretto, cioè Gesù ti manifesta il suo ti amo nella sua opera di salvezza. Tu lo accogli e lo ricambi. Bene, tutte quante le preghiere infuocate che contengono gli atti di amore a Gesù nell'ora della passione le riceverò col cuore. Tutti i baci, io dicevo, consiglio sempre di fare l'ora della passione con il crocifisso davanti, perché quando viene detto Gesù, io per questo bacio la tua fronte, cioè è chiaro che un'operazione si potrebbe in teoria fare anche mentalmente, io mi rappresento il crocifisso e lo bacio, ma farlo materialmente è molto più santificante, perché ogni bacio che si dà a una piaga del crocifisso ti rende più santo, accresce il tuo amore a Gesù. Questo è un principio ascetico inconfutabile e incontestabile. Io raccomando alle persone, a tutti, non solo ai consacrati, che il primo e l'ultimo bacio della giornata sia sempre dato al crocifisso. Basta tenere un bel crocifissino sul comodino e si va subito, d'accordo? È una cosa graditissima al Signore e impressionantemente santificante per le anime, quindi è da raccomandare tantissimo un'operazione di questo genere. Ecco, però non c'è solo questo rapporto a tu, immediatamente c'è la totalità, la maggioranza degli uomini del mondo che di tutto quello che ha sofferto Gesù se ne altamente infischiano. Cioè, le scene che si vedono nella passione, quindi quell'odio inaudito, quella disumanità sfrenata, cioè quell'indugiare, quell'andare proprio a infierire senza alcuna pietà, veramente, io penso che anche un cuore di pietra, vedendo una cosa del genere, provando solo a rappresentarsela, cioè ci sono dei passaggi in cui Luisa dice: io non vorrei più vederle queste cose, Gesù, fammi chiudere gli occhi perché non ce la faccio più a vedere queste cose. Parla degli angeli che si tappano gli occhi con le ali, tanto è raccapricciante, insomma, uno spettacolo che vedono. Cioè, io dico, come si fa a rimanere impassibili dinanzi allo spettacolo del genere? Eppure c'erano delle bestie lì davanti, perché non si sa come altro definirle, uomini demoni, che hanno massacrato in maniera, come dire, spietata Gesù. Ma la cosa più grave
è che noi continuiamo a farlo. È che nonostante questo le anime vanno all'inferno, che nonostante questo le bestemmie dilagano, che nonostante questo l'ingratitudine dei cuori dilaga. E allora qui entra l'altro aspetto tipico, chiamiamolo del mondo della divina volontà, è tipico dei giri, che è la riparazione. Ma non soltanto io compio dei gesti di amore come ricambio personale di amore a Gesù, ma seguendo e scorrendo nel divin volere tutti quanti i passaggi della passione, io me ne vado girando nel divin volere e mi unisco a tutta l'umanità presente, passata e futura, e riparo tutto quello che nei confronti di Gesù non è stato fatto, tutta l'ingratitudine, tutta la mancanza di corrispondenza, tutto il ricambiare a Gesù il bene che ci ha fatto con il male. E questa operazione è santificantissima e graditissima a Gesù. La puntata volge al termine, ma la prossima volta troverò la citazione che c'è negli scritti di cosa Gesù stesso dice di queste ore della passione. Cioè, sono delle cose veramente impressionanti, cioè che sicuramente se uno ascolta quelle cose ci penserà bene a fare, come poi a me è venuto quasi spontaneo fare questa cosa, dico bene. Allora, adesso cominciamo queste ore della passione e io, fino a quando il Signore mi darà la grazia e la forza, comincio dalla prima, arrivo alla 24 e poi ricominciamo da capo. Vedremo anche la prossima volta che è possibile anche fare questa cosa in forma organizzata, ecco perché uno degli esercizi più santificanti e più, come dire, attiranti grazia sull'umanità è proprio questo. Quindi fare bene le ore della passione nella forma in cui sono state rivelate a Luisa, semplicemente perché in questa forma, ripeto, non c'è semplicemente uno spettacolo, come dire, le cui reazioni sono lasciate al cuore del singolo, ma tu vieni preso per mano e vieni portato a rispondere adeguatamente con un ricambio d'amore personale, con una sostituzione riparatrice vicaria a quel mondo di amore riversato e molte volte non soltanto non accolto, disatteso, disprezzato o addirittura rifiutato. Questo è il mondo delle ore della passione, il mondo del fiat redimente. Se Dio vuole, ci aggiorneremo alla prossima settimana. Intanto vi do la mia benedizione e vi saluto. Ave Maria.